La sigla serve a consentirgli di ricomporsi dopo le sue parole. Buonasera. Jacopo, scusaci come sempre. Ciao, buon anno. Scusami per Veronica. Buonasera, buon anno. Ecco qua. Sì. La foto di Jake Angeli davanti al poliziotto mi ha fatto venire in mente l'incontro di Leone Magno con Attila di Raffaello, e da lì sono partito per la parola della settimana, che appunto è Barbari. L'affresco di Raffaello e della sua bottega, eccolo, vediamo, rappresenta l'incontro avvenuto tra Papa Leone I nel 452 e Attila. Papa Leone I avrebbe convinto Attila, re degli Unni, a ritirarsi dalla penisola italiana. E cosa fa Raffaello per evidenziare l'opposizione tra i due gruppi? Dal lato del Papa dipinge la pacatezza, un mondo dove anche la natura è calma. Da quello dei barbari invece il paesaggio è in rovina, vediamo un incendio in lontananza e i cavalli imbizzariti, perché nel cielo sono apparsi i protettori di Roma, i santi Pietro e Paolo, questi due supereroi celesti armati di spada che spingono l'esercito di Attila a battere in ritirata. Ecco, gli storici ci dicono che l'incontro avvenne probabilmente poco lontano da Mantova, ma Raffaello sceglie di ambientarlo alle porte di Roma come metafora della minaccia che a quel tempo, siamo agli inizi del Cinquecento, l'esercito francese costituiva per lo Stato Pontificio, come se il pittore volesse dirci: la storia si ripete, i barbari potrebbero tornare in qualsiasi momento, ma la Chiesa avrà sempre Dio a difenderla. Ecco, i barbari e questa idea di ciclicità della storia sono all'origine di una serie di 5 quadri dell'Ottocento di Thomas Cole, uno dei più grandi paesaggisti americani, una serie che si intitola Il corso dell'impero e rappresenta uno stesso paesaggio immaginario declinato attraverso epoche diverse. Questa sera vorrei mostrarvi il penultimo episodio della serie, quello della distruzione, eccolo qui, di un impero in cui sono entrati i barbari e dove ormai non c'è più scampo per nessuno. Tra l'altro questo quadro assomiglia curiosamente a una delle tante fotografie scattate mercoledì sera al Capitol Hill, diciamo assediato, e il confronto è interessante, forse abbiamo, eccola qua anche la foto. Se torniamo al quadro, notiamo che Cole raffigura gli invasori come fossero uomini delle caverne e lo fa per spingere lo spettatore a chiedersi: ma com'è possibile che una civiltà così avanzata si lasci distruggere da un popolo molto meno evoluto? Ebbene, la spiegazione si trova negli altri quadri della serie, dove scopriamo che quella società aveva già iniziato a sgretolarsi dall'interno ben prima dell'arrivo dei nemici, diventando corrotta e infragilendosi di fatto con le proprie mani. Qui Cole sta dipingendo un avvertimento alla società americana, a lui contemporanea. Dice: è vero, la storia è un ciclo, tutto ha una fine, ma noi possiamo e dobbiamo fare il possibile per perlomeno provare a rimandare la fine della nostra democrazia, ma per salvaguardare i propri ideali non si può utilizzare ogni mezzo. Questo è quello che ci dice Jacques-Louis David con la sua morte di Marat. Lo sappiamo, Marat fu barbaramente, è il caso di dirlo, ucciso nella sua vasca da bagno dalla giovane Charlotte Corday nel luglio 1793, perché agli occhi della donna era reo di aver tradito, estremizzato gli ideali della rivoluzione francese. Ma David, per condannare il gesto della donna, David è un pittore, lo fa con un dettaglio: una piuma leggiadra, immacolata, affiancata al coltello insanguinato, all'arma del delitto, come a dire: esistono alternative più nobili alla violenza e alle barbarie per cambiare il mondo. Ecco, è un messaggio senza tempo che l'arte, al contrario della storia, per fortuna ci continua a proporre. Grazie Jacopo, l'unico motivo per cui è stato utile la presenza di Jake Angeli nella vita è di averci consentito stasera di sentire con Jacopo Venezzani. Grazie Jacopo, a sabato prossimo, ciao. Grazie